Siamo durante la crociata. Io e i miei cavalieri pranzavamo davanti alla tenda, che è il posto d'onore. Delta. È un cavaliere crociato. Era un santo. Ma, insomma, io mi ricordo un cavaliere veneto. Mai visto nessuno con tanti soldi. Ecco, Rex. Il quale è un cavaliere anche lui. Spade ben affilate. Poi... l'ignoto. Era un tipo molto ingegnoso. E loro sono il meglio che c'è. Il re era rimasto senza un soldo. Vergogna. I cavalieri sono pericolosi. E tutti gli altri non contano niente. Perciò... andiamo a bruciargli la casa! Il furore dilaga in città. E li ho visti che ridevano. Tutti hanno continuamente in bocca Dio e il diavolo. E il cavaliere rispose: multa! Bruciare, saccheggiare, fuoco e carne. Vietato saccheggiare, ma bruciare sì. Da sotto gridano. E anche stavolta il re ci rimane male, naturalmente. E poi lo fanno a pezzettini. È il massimo della villania e della maleducazione. Personaggio bello. Guarda che bello è lo scheletro. Figata che lo scheletro. Chissà che potere ha lo scheletro. Non lo so, ma tu solo tu ce l'hai, giusto? Sì, perché io avevo il cavaliere rosso, ti ricordi? Quando ho finito il gioco il cavaliere rosso sblocchi lo scheletro. Ah, con il rosso però. Sì, quando ho finito il gioco con Cosola, come si chiama? Col cavaliere bianco ho sbloccato il cavaliere bianco con la visiera alzata, hai capito? Ma io non ce l'ho però, vedi? E quando avevo... sì, quindi così è. Mentre invece il cavaliere nero l'ho sbloccato con Cosoli, come si chiama? Era il cavaliere nero, l'ho sbloccato... vincendo un livello in modalità pazza che vedremo, che è difficilissimo, ti dico solo questo. Mamma mia. Va bene. Anche tu, se finirai il livello, sbloccherai i personaggi fighissimi. No, io voglio il teschio, lo scheletro. No, lo scheletro devi farlo col cavaliere rosso. Lo so. Il cavaliere... Perché non devi, Delta, devi accettare anche tu, mi sa? Ah, ecco. Non lo sapevo. Ah, è vero, noi cominciamo sempre da così questa parte. Sì, abbiamo sempre questo stupido primo livello che ci costringono a rifare ogni volta. È morto. Comunque, salve ragazzi, eccoci, siamo io e Grievous, stiamo giocando. E lui Rocketar. Ah, rubiamo l'elemosina, minchia, con quella mazza dorata. E tu hai la bistecca. Non lo so perché la bistecca, perché la bistecca? Tempo io! Aspetta, ma qua possiamo rompere? Madonna, che bello tornare a Castle Crasher dopo tutto questo tempo. Delta, parla della lunga assenza di Castle Crasher. Beh, effettivamente è passato un bel po' di tempo. Mi mancava, Guarda il re che perde la gemma per l'ennesima volta. No, ma che bello che cade in panico e poi dopo, quando lui se ne va con la gemma, lui... catturateli! Sì, ammazzatelo! A pezzini, non temo nessun mago. Sì, il mago ritorna, fa che hai detto. Lui, non mi fai del male, sono innocente. Non volevo dire niente, è tutto per amicizia. Allora, parlando, il Gnoto aveva proposto un gioco tipo con la tappa con i wrestler, uno stile come Castle Crash. Io ho detto, mo vediamo, sì, perché lui ha detto, quello era simile, perché rispetto a Castle Crash è una linea sola, quindi è più facile, diciamo, rispetto a questo con uno sfondo molto... Io volevo provare Cosola, come si chiama quell'altro gioco che mi aveva consigliato anche Dan, Broforce. Però mi sa che è un single player, Broforce. Dove? Broforce. È tipo uno... tipo puoi giocare tipo a tutti i personaggi fighi d'America, da Rambo, Chuck Norris. Ah, ok. No, più che altro Rex mi è piaciuto come ha commentato. Ma io voglio Team Fortress, ho capito. No, in effetti hai ragione, perché da mille anni che lo chiede e ci ha messo... Ma io l'ho scaricato però, Io non so quando sei disponibile, l'ho scaricato. Però se l'ho scaricato anch'io, dovremmo vedere. Io l'ho detto, io sto aspettando quando volete, però ogni volta facciamo come si chiama? War Thunder. Qua ci vediamo. Perché quello è da livellare, è un livellamento infinito in effetti. Capito, quindi io lo gioco subito, ho detto che facciamo, ora che fanno War Thunder. Io ce l'ho il gioco, infatti... No, più che altro perché il problema con Rex è che ci sono alcuni giochi che per qualche motivo sono diventati Rex esclusivi, e chissà perché, no? Come Rex? Ah, sì, è vero. Guarda caso. Tipo Fall Guys, no, guarda caso, non si sa perché, però, Delta, non sto, è un mistero. Sto registrando. Esatto. Ricordo. Perché non si sa perché, esatto, il pubblico... lasciamolo intuire al pubblico, non si sa, noi non lo sappiamo. Vabbè, diciamo dei gustibus, ecco, mettiamola così. Ah, ma parlando di The Gustibus, lascia stare i commenti che... Guarda i capelli dell'oste che sta...
che sta tremando. Ma lo puoi alzare a picchiare tutto ciò, scusa. Levatevi, devo picchiare. Devo picchiare l'osso. Menare, continuiamo nel cammino di nostra vita. Continuiamo a menare questi vili barbari. Ah, che ormai ti delta livelli, or dunque, poiché egli è ancora indietro con il livello. Si trova. Sei a 57 e a 42, parliamone. Esattamente. Ah, perché ovviamente non. Guarda, i nostri soldi scialacquati sono. Perché il gioco del cavolo non memorizza le posizioni che noi comprammo. No, non è vero, le abbiamo conservate tutte. L'ultima volta che abbiamo fatto hai perso. L'hai perso con il gatto. Intanto, meno parole più potenti. Ecco, bravo, il coniglio di potenzi. Aspetta, dobbiamo andare a cambiare le armi. Preso tutto. No, quel cacchio, io voglio un'altra arma. Ah, non piace la bistecca. No, perché la bistecca non mi ricordo quanto faceva di danno. Cioè, era inutile. Cioè, non mi piace a me. Oh, riesco a raggiungerti in velocità. No, a raggiungerla. No, le bistecche delta vuole la cosa, la vuole la. Ah, vedi, aveva più 4 di forza. Pesce, la zuppa di pesce alla napoletana. E non basta. Ma come? Non c'è più niente. Oddio, questo quando hai sbloccato questo? Quando abbiamo battuto il boss finale. Ah, oddio, la bistecca sta. Madonna. Cioè, la questo. Bistecca fa. Ah, prendo questo. Per cavaliere nero. La spada del cavaliere. No, almeno più difesa, capito? A me serve per la difesa. Sì, sì, come vuoi, come preferisci. Oh, però vedi, anche se tu. Però anche lecca delta ti sì, sarebbe stato meglio. No. Lecca da bambino. Andiamo. Ora dovremmo andare ancora sopra. No, sì, no, bravo, avanti. Aspetta, lascia fare a me. Ecco qua. Ecco lì dobbiamo andare. Mamma mia, qua ci hanno massacrato. Ah, il re. Il re che non aveva. Ma posso farti una domanda? Aspetta, vieni qua. Ma un cacciavite. Ma hai capito che siamo del Medioevo, caro mio? Questo non esiste, sta cosa. Sì, la chiave inglese. Sì, però questo non esiste, la chiave inglese in questo in queste. È perché questi inglesi hanno le chiavi inglese. Perché sì, ci sarebbe l'epoca e l'età industriale che non è ancora sopraggiunta. Ma loro questo non lo sanno. Come Willy il Coyote, no? Come sì, hanno avuto una mini rivoluzione industriale che ha inventato giusto la chiave inglese e poi è finita. E come i greci che nell'epoca ellenistica avevano avevano scoperto, diciamo, l'energia a vapore, ma non l'avevano finalizzata in nessun motore o nient'altro. Perché dicevano, ma tanto abbiamo gli schiavi, cosa ce ne frega? È vero. I nostri amati greci. Allora, poi tu vivendo nella Magna Grecia, no, sai che i greci sono grandi amici degli italiani. Cioè, li abbiamo giusto invasi disgraziatamente qualche anno fa, però dai, tutto sommato amici come prima. Però posso dire una cosa tragicomica. È successo, questa te la racconto, una cosa agghiacciante. Vabbè, tu sai che ogni tanto... Sempre i greci, no? No, in generale. Okay. C'è stata una conversazione particolare. Tu sai questi siti generali dei social che escono delle perle a volte, no? Allora, ah, sì, beh, tu trovi tutto il contrario di tutto. Esatto. C'è stato. Come l'America del resto. E in America, oh, buon Dio, cosa trovi in America? Esatto, è successo in una cosa ambito calcistico. Questa cosa non lo sapevo. Ah, beh, allora lungi da me, che io non né me ne intendo né voglio. No, 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 ascolta, no, vabbè. Il resoconto sarebbe che una delle squadre praticamente ha dovuto cambiare la sua maglietta perché era un inglese, non mi ricordo quale, la Champions City, non mi ricordo come si chiama la squadra. Praticamente che cosa succede? Succede che, ironia della sorte, la sua maglietta che doveva rappresentare il stemma inglese, no? Aveva i cornicioni, no? Hai presente i cornicioni della bandiera, no? Si erano combinati e praticamente non si sa come in ambito storico uno aveva segnalato che era il simbolo del fascismo. Ok, ma come? Non lo so. Infatti, per un'inquadratura così stupida e banalissima, dico, vedi che c'è il simbolo. È come ignoto che non può portarsi i fasci romani in giro perché la gente. Ma sai che gliel'hanno tolto? Gliel'hanno fatto togliere? Sì, per quello dico. Ma è una tristezza, cioè, è una cosa bruttissima. E allora.
Io sai cosa ho scritto in questo, in questa cosa? Ma ci vuole essere, ci vuole arte a vedere una cosa che in realtà non, non esiste. Ma poi ho... ma la gente nell'ignoranza scambia l'iconografia come celebrazione di quelle cose. Sì, là. Esatto. E infatti il mio un livello di maturazione particolarmente alto per dare alle cose il loro contesto. Esatto, però, esatto. Infatti io molte persone non ce l'hanno. E poi io comincio a che posso dire? Comincio a sospettare che molta gente cerchi lo scandalo in ogni cosa, sì, semplicemente perché ha della propria vita, allora. Sì, esatto, questa cosa successe con presunti scandali. Sì, questo successe per esempio 6 anni fa, per esempio. Quindi vabbè, è passato tempo. Però era uscito questo argomento, si è riaccennato questa cosa. E io ho giustamente venuto spontaneo a dire: ma manco si nota, ma poi ho specificato: ma scusa, ma sapete che il simbolo tot tot viene... ma se una... No, 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 aspetta. No, no, a me piace rompere le balle, rompere le... No, lo so, io ho scritto, molti hanno messo pure mi piace qualche commento, perché io ho specificato, perché io ho detto onestamente non è niente di grave. Arrivato uno ha scritto: ah, per me credo che hai parlato fin troppo. Ma che vuoi zittirmi? Ma che cazzo? Il tuo tempo è scaduto. Sì, e vedete quella cosa. Ma tu hai parlato di cose che potrebbe, che noi non ci può interessare. No, no, in realtà sì. Io vi ho detto. Ma di nuovo torniamo sempre alla discussione. È tristissimo. Che una persona che con cui poter parlare. Perché una discussione è possibile se entrambe le parti sono disposte a discutere. Se no, invece, ha intenzione di la sua e basta. Non c'è discussione che tenga, insomma. No, no, ma c'è un bel detto che a me piace abbastanza. Che dice che appunto non perdere tempo a discutere con una persona ignorante, perché ti trascinerà nella sua ignoranza. Ignoranza, sì, se la conosco, la conosco. No, no, ma infatti dico soltanto che il commento non, anzi, mi sa che ha avuto un mi piace proprio quello che aveva postato sta cosa. Però è stato uno così, un altro utente, quindi però sono rimasto male perché ha detto: hai parlato fin troppo per me. Cioè, hai vedete quella cosa del tipo: io sono di quell'altra fazione e non accetto queste realtà, queste verità. Ma è una cosa abbastanza naturale. Mamma mia, che ma io infatti ti dirò, su internet non è che mi piace parlare tanto, perché non no, ormai è diventato lo schifo dello schifo. Che vengono, ma sai che esco tanti, ma sai che esco tanti quegli argomenti di cui ovviamente divento la moda del momento, perché poi esco e la gente rimane: oddio, ma queste cose io non lo sapevo. È ovvio, non vi informate, però essendo che escono all'improvviso e poi iniziano a essere: oh mio Dio, scandalose, no, non è vero, è storia o qualsiasi altra cazzata che volete, ma sono cose che si dovrebbero sapere tecnicamente, però voi non le sapete, siete ignoranti. Cioè, che ci vogliamo fare? Ignoranti in senso che non accettate certe realtà, o non ascoltate e non vi informate. Questo è il concetto di ignoranza. Questo lo dico chi sta vedendo il video, non è che è un ignorante in senso insulto. Ah, sei ignorante, no. Non conosci l'argomento, non conosci cose, quindi... Oh, ma è ancora vivo questo? Io... È 3 ore che sto cercando di beccarlo, ma il problema è che i suoi simili sono troppo simili a lui, non riesco a capire mai quando becco. No, ma io l'avevo ammazzato. Ah, ecco, ho ucciso. E infatti ho preso la capra. Capra, dai, dateci i vostri soldi. No! Te lo volevo dire. Ma io mi peglio questo, quello dalle capocciate. Sai che peglio lui con le capocciate? Ah, Dio, i mega chat. Madonna, cosa ho schivato. Violento di questi esseri. Aiuto, aiuto, aiuto. Madonna, ma battere gli alieni sarà più facile, perché quelli morivo con un colpo. Adesso ci vorranno 20 colpi per l'alieno. Vabbè, tu l'hai affrontato, sai, cazzo. Non sono arrivato fino a quel punto. No, ancora no. No, sono curiosissimo. No, perché il deserto mi hanno detto che è tipo l'inferno in terra. No, io in realtà sono andato fino alla fabbrica, che ti posso assicurare che è difficilissima. E Dio solo sa come sono riuscito a batterla quella volta lì. Cioè, l'unica era mettere le musiche dei cosi, là, come si chiamano, dei Queens a palla. È stato l'unico modo in cui sono riuscito a superare quell'inferno. Grazie alle musiche dei Queens. Dei Queens. Le regine, delle regine. No, che poi io immagino. Che cosa pensai quando ascoltavi la musica? Lo show deve continuare. Go show. No, avevo quella tipo non
Stop me now, don't me. No, perché era l'unica per superare. Io pensavo guarda come li ammazzo, guarda il mio ratto di fuoco. Ti ha appena preso di mira quel coso. E guarda, io prendo di mira lui, guarda che roba. Guarda, non lo so neanche alzare adesso. Vedi, guarda quanto che. Guarda come le sparo velocemente le sparo. Io non. Guarda, sono lento. Abbiamo ucciso Mega Shadow. Sì, e l'abbiamo massacrati. Sì, li hanno massacrati un po' anche loro, però. Guarda la sua faccia tristissima. È proprio bellissima. No, vabbè, a me la sì. Le banane. Adesso che abbiamo contro. No, dobbiamo salire. No. Salire. Sì. Ah no. Oddio, non è mai successo, prima volta. Non è vero, è la prima volta che mi successo. Oddio, è buggato uno dentro la. Ma è buggato uno, guardalo. E vabbè, bene così avremo un nemico in meno, lo picchieremo dopo. Ma perché mi lancio? Non preoccuparti che picchieremo anche te. A me piace far ridere che è quel coso dalla cappucciata. Oddio, che cosa è stato? No, sto lag. Perché questo brutto lag? Ma non è a me, infatti. Aia! Minchia, tra i due che uno becca, l'altro dalla capocciata, è bellissimo. Guarda che roba, va. Sì, continua, rimani. Madonna, ma chi è che l'ha killato? Io. Sì, il pollo, mollano il pollo, in realtà è una coscia loro. Guarda, no, va. Non toccherai il suolo. No, ma è già morto. Già morto. Ma qui c'era qualcuno. Dobbiamo aprire. Non abbiamo i panini. Aspetta, ma c'è qualcosa qui. Sì, no, lo so, c'erano i panini del. No. E me lo dici solo adesso. Non l'ho mai aperto qui. No, quei panini, ci c'è un po' di roba dentro. No, non lo sapevo. È tipo un'arma, mi pare, un cucciolo. Un cucciolo, credo. Guarda il ciclo. Ah, voi tirate le frecce a noi, ma io tiro le frecce a voi, guarda. Hai finito di rompere le palle con le frecce. Guarda quello lì, intanto quello dietro. Dai, tira le frecce, brutto pezzente, bastardo. Oh, ma è già morto, guarda. Papà, guarda quante mele. Questo è bullismo, però. No, non è vero, legittimo. Ah, ma non dovremmo trovare. Sì, dovremmo. Guardati che qua lo possiamo buggare, che io conosco il modo di buggare. È vero. Tu qua hai detto che hai perso. Modo qua. Più riuscito a superare sto boss, perché altrimenti sono difficili. Ma questi cosi. Questi morono. Madonna, già facevano uno schifo prima, adesso che hanno ancora pulito, saranno famissimi. Da buttare qui. Ah, ma a me prendo, ma perché prendo da me? Guarda là! Oh, mi ha ucciso! One shot one kill, sul serio! Non toccano più vita adesso. Ma molta vita! Ah, mi ha lanciato addosso! Ma dai! Hai capito, ma è l'unico modo per... dai, affrontaci, maledetta poltiglia! Pappa molla che non siete altro! Sembra... mi è addosso. Per me. Ok, vediamo un po'. Il bug è che dovrebbero arrivarci altri due di merda. Ma se non ci vanno, che poi se quello che odio di ste poltiglie qua è che se non ci vanno addosso gli togli pochissima vita. Perché li colpisci una volta sola e poi. Palle. Li colpisci una volta sola e poi basta. Oh là, via. Ne manca uno. Oh, no, ce n'è ancora un altro. Ma vedi come stanno fermi. Guardalo, retromarcia. Ma che ti ha dato la chi è che ti ha dato la patente? Vabbè, no, non lo prenderai mai. Devi aspettare che venga.
No, grazie. No. Grazie. Altri due. Cioè, noi abbiamo perso tutto questo tempo solo per affrontare questi cosi. Ma in realtà gli togli più vita se vai addosso e li attacchi dal per tutto, tipo. Stiamo facendo... se loro vengono da te, allora gli fai più danno, vedi? Perché? Noi faccio più danno se vengo da te. No, ma vedi che roba, se ci vengono loro addosso è più comodo ed è più facile. Madonna, critico. Guardaci, al ritmo di Jax. Contro la poltiglia nera della caverna nera. Ma voi fate qualcosa, animali! Vuoi andare nella caverna nera e affrontare le poltiglie nere della nera caverna. Ah, ma hai visto che bella che... Ah, abbiamo sconfitto, meno male. No, non devi scappare, mo. Non devi rompere. Sì, perché poi se si scappa è la fine, veramente. Dov'è? Ecco. Dai, qui ho fatto un po' di danni. È ancora vivo! Ah, morto. Allora, ricordi che io so come battere il collo qua. Sì, sì. O il bug. Il bug che ci salverà se riesco ad attuarlo adeguatamente. Allora dai, aspetta. Ah, sì, grazie, dammi la mela. Aspetta, allora. No, viene da te, Delta. Sì, non viene da me. Aspetta. Aspetta. No. Ha preso me. Minchia! No, viene da me. Aspetta. Io forse so come batterlo. Ok. Aspetta. Leccami. E fammi andare giù, scusa un attimo. No, va bene. Ci ritorno, Finisci fare i tuoi bisogni e poi vieni. I gatti stanno litigando una bellezza, Nerina, io stanno litigando i gatti. Sì, lo prego. Non è barare, è usare i limiti del gioco contro se stesso, no? Vero, concordo. Io non ho detto niente, anzi, basta che ce lo togliamo meglio. Madonna, guarda che colpi critici quando gli fanno male. Ti stai divertendo a Aquilotto? Aquilotto sta guardando me morto. Delta, ti stai divertendo anche tu? Sì. Dai, fai il tifo. Se mi riporti in vita magari, vabbè, in realtà no, perché se te ne vai di là, vabbè, mi rianimo. Che divertente che sto gioco, certe volte, veramente. Madonna. Quasi come, non so, il livello di divertimento che trovi spolverando il pavimento, tipo. O lavandoti i denti, sai, no, quel tipo di divertimento. No, ma è bello che tu lo stai facendo tutto calcolato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Io sono molto calcolatore. Sono un calcolatore come Boba Fett. Nel libro di Boba Fett si è visto. Ora rianimami. Grazie. Abbiamo ignorato il pipistrello, che è qualcosa di... Okay. Che tu hai arrivato quella? Il cavaliere. C'erano dei gioielli qui per caso, mi pareva di aver visto dei gioielli. No, non c'era più niente lì. Guarda quanta esperienza fra me e te. Ma poi tantissimo. Ma io ho buttato giù il boss da solo, la differenza. Il monarca. Perché? Perché ti ho detto, se batti certi boss in questa modalità sblocchi i personaggi. Ma il monarca no. Già ho la barba bianca che mi cresce, ma così è troppo. Minchia, hai un capello, hai due capelli bianchi subito. Oh, che bello sto livello qua, con le api. Aspetta, in realtà dovrei stoppare qua, perché dura 23 minuti, quindi va bene. Troppalo. Ok? Sì, ok. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Bella, ragazzi.